Avvicina la data fatidica, insomma, l'esame di Stato, un giorno particolare per tutti, un giorno ancora più sentito da chi vive un po' di difficoltà, un po' di disagio. Sono molti anche in questa scuola. In che modo, insomma, affronteranno, secondo lei, questo momento? Come tutti gli altri studenti, consapevoli che ciascuno ha limiti e potenzialità e deve dar fondo a tutte le sue risorse per poter realizzare quelli che sono i sogni e i desideri. Gli esami di Stato sono un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza. Sono forse uno dei pochi riti rimasti in Italia di passaggio dall'età dell'adolescenza all'età della giovinezza piena. E come tutti i riti ha quella partecipazione emotiva che consente ai ragazzi di vivere appieno un passaggio nella consapevolezza che a ciascuno è data un'opportunità e ciascuno deve coglierla con serenità, nella consapevolezza che non possiamo fare solo ciò che non vogliamo. Sono in questi anni che lei ha diretto questo istituto, tantissimi ragazzi con diverse disabilità, insomma, sono passati e molti si sono realizzati. Tanti. Abbiamo tanti ragazzi che in questo momento sono all'università, abbiamo tanti ragazzi laureati e alcuni che insegnano. E questo a dire che ciascuno di noi ha le sue diverse abilità, se però puntiamo sulle risorse che ciascuno di noi possiede, può realizzare i suoi sogni. Devo dire che in questa scuola ho un corpo docente di sostegno che è stratosferico e che davvero accompagna i ragazzi a realizzare il proprio successo formativo. Voglio ricordare due studenti di questa scuola, diversamente abili. Uno oggi è un regista, che produce serie per Amazon. E un altro è un docente di percussioni nei licei. È una vittoria per questi ragazzi, ma anche, devo dire, per la scuola che li ha accompagnati, li ha sostenuti e non ha mai gettato la spugna. Commissioni esterne, sì, ci si prepara, tutto bene, facciamo però un appello, anzi un invito ai ragazzi a mantenere la calma e ad essere riflessivi. Assolutamente. Abbiamo detto che è un rito di passaggio, è un rito da vivere con serenità. Le commissioni esterne sono composte da colleghi docenti e dirigenti, quindi non ci sono orchi, non ci sono mostri, ci sono persone che dedicano la propria vita alla crescita delle giovani generazioni. Quindi non bisogna aver paura, non bisogna aver timori, bisogna disporsi con serenità a vivere un momento bello della vita.